Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. In questa prefazione al Pimander, Ficino espone per la prima volta la sua genealogia di sapienti, elaborata non tanto in base a Gemisto Platone, che non fa menzione di Trismegisto, quanto ai padri, in particolare Agostino, Lattanzio e Clemente. Egli doveva ripetere molte volte in seguito questa sua genealogia. Ermete Trismegisto vi compariva sempre o al primo posto o secondo solo a Zoroastro, a cui Platone aveva dato la palma di primo Priscus Theologus. La genealogia della Prisca Teologia dimostra con grande evidenza l'estrema importanza che Ficino assegnava ad Ermete come fons et origo, che è una locuzione latina che significa fonte ed origine. Di una tradizione di sapienza che durava ininterrottamente fino a Platone. Dalle opere di Ficino si potrebbero citare molte altre testimonianze della sua opinione incrollabile del primato e dell'importanza di Ermete. Questo suo atteggiamento colpì un antico biografo del filosofo fiorentino che così si espresse. Egli, ovvero Ficino, aveva l'opinione ferma e decisa che la filosofia di Platone traesse origine da quella di Mercurio, i cui insegnamenti gli sembravano più vicini alla dottrina di Orfeo e, per certi versi, alla nostra teologia, cioè al cristianesimo, che non quelli di Pitagora. Mercurio scrisse molti libri riguardanti la conoscenza delle cose divine, continua Ficino nella prefazione al Pimander, in cui rivela misteri arcani. Né egli parla solo come filosofo, anzi, talvolta canta il futuro da profeta. Egli previde la rovina dell'antica religione, la nascita di una fede nuova, l'avvento di Cristo. Agostino dubita che tale conoscenza gli provenisse dalle stelle o dalle rivelazioni dei demoni, ma Lattanzio non esita a collocarlo fra le sibille e i profeti. Queste osservazioni, che qui abbiamo parafrasato dall'argumentum senza tradurle completamente, mostrano lo sforzo da parte di Ficino di evitare la condanna agostiniana del suo eroe per l'idolatria egiziana presente nell'Asclepius, attraverso l'accentuazione dell'opinione favorevole di Lattanzio. Subito dopo passa a dire che fra i molti libri scritti da Mercurio, due principalmente sono divini. Quello chiamato Asclepius, che il platonico Apuleio aveva tradotto in latino, e quello chiamato Pimander, cioè il Corpus Hermeticum, che era stato portato dalla Macedonia in Italia e che lui stesso, per ordine di Cosimo, aveva tradotto in latino. Egli esprime il convincimento che esso fosse stato scritto originariamente in egiziano e quindi tradotto in greco per rivelare ai greci i misteri egiziani. L'argumentum termina con una nota estatica, indicativa di quelle iniziazioni gnostiche di cui si occupano gli Ermetica. In quest'opera, sostiene Ficino, splende una luce di divina illuminazione. Ci insegna come, sollevandosi al di sopra degli inganni dei sensi e delle nubi della fantasia, si debba rivolgere la nostra mente alla mente divina, come la luna si rivolge al sole,
così che Pimandro, cioè la mente divina, possa penetrare nella nostra mente, mettendoci in grado di contemplare l'ordine di tutte le cose così come esse esistono in Dio. Nell'introduzione alla sua edizione degli Ermetica, Scott ha delineato l'atteggiamento di Ficino verso queste opere. Leggiamo in che modo. La teoria ficiniana della relazione fra Ermete Trismegisto e i filosofi greci era basata in parte su dati forniti da antichi scrittori cristiani, specialmente Lattanzio ed Agostino, e in parte sulle testimonianze interne del Corpus Hermeticum e dell'Asclepius latino dello pseudo Apuleio. Egli si rese conto che la rassomiglianza tra le dottrine ermetiche e quelle di Platone era tale da implicare qualche connessione storica. Ma, dando per scontato che l'autore degli Ermetica fosse vissuto all'incirca al tempo di Mosè, egli invertì la relazione reale e ritenne che Platone avesse derivato la sua teologia, attraverso Pitagora, da Trismegisto. Questa sua opinione venne fatta propria, almeno nelle sue linee generali, da tutti coloro che si occuparono di questo tema fino alla fine del XVI secolo.